Ecco, anche per questo 23 maggio sono tante le iniziative di memoria nel segno di un passato che non deve essere dimenticato. Sì, non solo, lo dobbiamo eleggere sicuramente come data e simbolo, soprattutto il 23 maggio, 19 luglio, data e simbolo e di ricordo, sì, però deve essere un momento per rilanciare questi argomenti, rilanciare meglio il contrasto a tutte le mafie che hanno cambiato pelle, hanno cambiato metodo, hanno cambiato modo, soprattutto è un discorso completamente diverso da una volta, soprattutto finanziario, servono uomini, mezzi, risorse che non ci sono a sufficienza, durano infiniti tempi tecnici anche, e in questo un po', diciamo così, disattenzione è purtroppo il terreno fertile per attività criminali. Noi siamo distratti in questo momento, doverosamente anche devo dire, da altri tipi di criminalità che sono molto più appariscenti, molto più evidenti, ma questo non significa che sia nel silenzio, anzi si fanno gli affari migliori. C'è anche una mafia subdola che si insinua nel tessuto socio-economico, amministrativo. C'è sempre stata, ma sicuramente adesso è diventato il campo di battaglia più importante, più imponente. È finito il tempo della coppola e Lupara, insomma. È evidente che solo e esclusivamente due mercati portano interesse a organizzazioni criminali come appunto le mafie, gli investimenti, quindi i vari settori e la droga. Cioè, non ci sono altre situazioni. Il resto è corollario, è sicuramente manovalanza, sicuramente criminalità, ma quello che è più subdolo, più impegnativo è il silenzio. Quando c'è il silenzio non ci sono notizie bomba, ecco, è il momento peggiore. Il problema è sempre quello, come evidenziava anche lei poco fa, pochi uomini, poche risorse. È perché siamo diversificati, cioè noi abbiamo purtroppo tanti impegni, tutte le forze di polizia sono impegnate, immaginate solo il 40% di tutto l'apparato della Polizia di Stato è impegnato solo per l'immigrazione clandestina, per dire, no? Quindi immaginatevi voi poi l'ordine pubblico, quindi la sicurezza in generale, queste invece sono materie, sono attività di contrasto che abbisognano di professionalità, di tempi e di uomini che lavorino in maniera costante e continua, non a singhiozzo come magari si tende a fare per contrastare quello che è l'attività magari che nel momento fa notizia, ma noi non abbiamo bisogno di lavorare solo quando c'è una notizia importante, ma soprattutto quando c'è il silenzio. Questo è un momento di silenzio.